Questo viaggio sta già iniziando malissimo. Stiamo partendo per Napoli. Avevamo detto, mi raccomando, 9:20 pronte. Siamo io, Jacqueline e il tassista. Ce l'abbiamo fatta. Aurora, Stefani, Jackie, Rachele. Col cane. Io non ne posso più. È un'agonia. Una colazione. Vuol dire che dopo deve essere, va bene. Sono a fuoco? Sì. Ok. Yes. Prima di partire per questo viaggio ho messo un box domande dove dicevo posti belli da visitare a Napoli. Quindi ora ci avvieremo e guarderemo i posti che ci avete consigliato voi. Questa vacanza, ve lo giuro ragazzi, sarà panico più totale, perché prima vacanza con 5 ragazze, prima vacanza con loro, prima vacanza a Napoli. Sensazione prepartenza. Anzi, bellissimi. Non mi devi parlare. Indovinate chi ha preso i biglietti e ora si trova in piedi. Tremendo, letteralmente pieno. Io odio queste cose e noi saremo in piedi con loro. Ci siamo riusciti a sederci. Ecco Rachele e il suo compagno di viaggio. Aurora è minorenne. No, non è minorenne. Chi mi di inglese quanti anni ha? Dammelo per la lombare, scusa. Dammelo per la lombare. Voglio tornare solamente a casa mia. Come stai, Auri? Stanno scendendo, eh? Ah, okay. Dice, andiamo a ballare, guarda come arriva. Cioè, abbiamo appena iniziato, Aurora è già sconvolta. Ti muovi! Aspettative su questo viaggio. Aurora, sei sconvolta, ma cos'è successo? No? Dai, andiamo che la giornata è appena iniziata. È già tanto che vi ho dato la fortuna della mia presenza, perché a quest'ora potevo essere nel mare romagnolo. In tutti i posti belli di Napoli, perché non mangiare alla stazione centrale? La smetti di giudicarmi? Allora, io sono arrabbiatissima e anche le ragazze uguale. Abbiamo preso un taxi per 8 minuti, ci ha fatto pagare 7 euro a testa, 35 euro, cioè follia. E non ci ha lasciato neanche nel punto in cui abbiamo il B&B. Ragazze, prego, questa è la sorpresa per voi. No. Andate, andate. No. Lasciateli le valigie un attimo. Questa qua oh è... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che bello, sei contenta? Sì. Oh no, raga, ma che figa è? È bellissimo. Sono contenta che vi piaccia. Ah, è sempre lui. No, andate, andate. Raga, avete capito? Ma c'è la sauna. È di là la sauna? Questa è una doccia a cascata. Sì. È una poltrona nella doccia. Sì, è una cascata. Ah, una cascata. Si attiva la cascata. No, raga, tutti dentro stanotte. Qua c'è anche la cucina per cucinare. È mood barca, tipo. Ah, sì. Allora, io, Rachele e Jackie siamo usciti, stiamo andando a fare un giro al centro storico di Napoli. Siamo quasi arrivate, le ragazze Aurora e Stian ci sono stare a casa, quindi vi porteremo con noi in questa fantastica esperienza nei quartieri di Napoli. Siamo arrivati a Spacca Napoli, che è la via lunghissima di Napoli. Non vorrei sbagliarmi, napoletani, quindi ditemi in caso nei commenti se questa è la via Spacca Napoli o meno. E c'è un sacco di gente particolare qui. Mi stavo per investire col motorino in questo istante. Guardate che figo questo posto pieno di quadri bellissimi che ha fatto Jackie, ovviamente. Complimenti, complimenti Picasso. Allora, io e Rachele stiamo preparando la letterina che daremo a Ste. Jacqueline sta semplicemente rompendo i coglioni. Abbiamo preso questo fogliettino con scritto 60 anni perché diciamo che lei si distingue per la sua super giovinezza. Quindi abbiamo fatto questo bigliettino. Sì, bigliettino, passami. Poi abbiamo fatto questo, che con questo vestito che le daremo adesso, e la tisana, e poi altre schifezze che scoprirete dopo. E niente, siamo delle amiche fantastiche. Ok, allora noi tutte ragazze siamo pronte per darle il regalo. Vieni qua, Auri, vieni qua. Sta arrivando anche Rachele, che è l'ultima. Vieni, Auri. Allora, adesso noi la faremo entrare. Chiami la guarda! Abbiamo fatto una letterina. Aspetta. Con scritto... Le abbiamo preso un vestito per stasera, perché usciamo a cena, un sacco di dolcetti e una letterina. Quindi ora mettiamo giù il telefono e vloghiamo tutto. Oddio che ansia, ragazzi, sono in ansia. Un minuto prima di sapere che regalo ti pagare. Ste! Dai! Allora, questo è un pensierino. Dai! Ste! Mi state guardando, io vedo 10 telefoni. Dai! Sono orrenda, dai! Un piccolissimo pensierino per questa fantastica sera. Ti amiamo, che carino. No, non era
Madonna, ma con meno schifo magari. 60 anni, sì. Questa è l'età che effettivamente io dimostro. Ho scritto io, quindi se non capisci è colpa mia. Per nonna Pina. Se un anno fa ci avessero detto che avremmo festeggiato il tuo giorno insieme, probabilmente ci saremmo messi a ridere. Grazie, carine. Non ti conoscevamo, ok? No, invece eccoci qua. Chiamalo destino, chiamalo amicizia, chiamalo vita. Noi tutte siamo veramente contente del legame che abbiamo e stiamo costruendo. Bene. Nonostante la tua super tolleranza, docilità e calma. Noto un pizzico di ironia. Per non parlare del tuo spirito giovanile e delle tue doti canore. Noi ti amiamo comunque, non cambieremo. Che posso abbracciarvi? No, dopo. È un po' allora, il packaging è colpa di Rachele, ok? Rachele ha rotto tutto il packaging. E grazie, non lo dovevo fare entrare. Allora, ti ho preso i biscottini perché lei mangia solo quelli. È vero. Aspetta, gambe snelle. Gambe snelle. Ti sei. Ecco perché non mi potevo mangiare i Twix, brutte vacche, che io me li volevo mangiare tutti ieri. Ho bravissime che mi erano finite e me le scroccate sempre e dovevo rifare il fornimento. Mi erano preso un sacco. Secondo lei ti starebbe da Dio questo? Tipo, cioè... Fidati. Uno dei vestiti più belli. Veramente. È vero? Cazzo, guarda qui! Guarda che troia! In questo momento siamo arrivati a cena. Guardate sì che bella col vestito che le abbiamo regalato. Ah. Poi c'è Jackie, Aurora, Rachele e poi ci sono io. 4, 3, 2, 1, auguri! E dopo la cena il vuoto più totale. Ma in realtà abbiamo fatto gli auguri a Stella, abbiamo preso la torta, gliel'abbiamo data. È stato un momento molto emozionante. È stato veramente veramente figo, cioè siete tutti insieme, eravamo felici, soltanto ragazze. Poi la mia prima vacanza solo ragazze, quindi mi sto trovando veramente veramente bene. Ora siamo tutte sveglie, sono le 9:30 del mattino e stiamo cercando disperatamente di arrivare a Torre del Greco con un treno. Cioè dobbiamo arrivare prima in stazione, che sono mezz'ora a piedi perché non ci sono i taxi in questo momento. Volevo notare Rachele che ha la sua borsa mare, Ste ha la sua borsa mare, io ho la mia borsa mare e poi c'è Aurora. Come ho detto prima, i taxi stamattina non ci sono e quindi dobbiamo farci 30 minuti a piedi per arrivare alla stazione di Napoli Centrale. Il mio mood è quello di Ste, Jackie invece è felice. Vorrei capire come, perché io vorrei morire in questo istante, schiantarmi da qualche parte e dormire per sempre perché ho sonno. Vabbè, la nostra guida today è Rachele e Aurora, come sempre, lì. Ci siamo rotti altamente di andare a piedi e quindi abbiamo optato per la soluzione più comoda e migliore. Non sappiamo dove andare, io mi sto esaurendo, ci sono anche altri giorni. Ah, come dai? Intanto mi perdo e mi dimentico di fare video. Siamo? In che isola siamo? Seano. È un'isola, no? Penisola Sorrentina. Penisola Sorrentina. E ci ha portato, posso riprenderti? Sì. Ci ha portato lui! Allora, com'è la nostra compagnia? Ottima, ottima compagnia. Lui ci ha fatto passare una bellissima giornata, adesso andiamo a farci un altro giro in barca. Poi vi lascio qualche video comunque su IG e su TikTok, trovate tutto quello che poi non riesco a pubblicare qui. E che ridere raga, veramente, c'è Jack, Aurora, cioè, Aurora con il cappello di paglia perché non poteva prendersi il sole in faccia, sembrava Tullio il mio cane. Adesso vi lascio la foto di Tullio per farvelo vedere, per farvi capire di chi si tratta. Ora vi faccio vedere la mattettina. Aspetta, eccola la nostra piccola barchettina, che poi è veramente piccolina, però ci divertiamo troppo. Qua ci siamo le ragazze, qua c'è Joe e poi ovviamente ci sediamo. Jackie, che ha il mal di mare, si mette dietro. Ste, mamma mia, voglio vedere Jackie scendere. Vai Jackie. No, si è allontanata la barca. La barca. Ok. Vai Joe, è il tuo momento. Eccolo. Olè, questo in acqua. Vai Rachel. Grazie. Ok. Manca Aurora. La reginetta sul pisello. Con gli stivali. Amo, non andare a mare. Il cancello. Mamma, sta entrando con gli stivali poi. Com'è andata? Una merda. Ma noi siamo qua. Hanno un serotto. Finita un po'.
siamo presi un'onda molto forte e Rachele ha sbattuto contro la spalla di Ste e quindi le si è gonfiato tutto il naso, tutta la faccia, tutto qui. E quindi noi adesso capiamo se andare in ospedale o meno, anche se secondo me bisognerebbe andare a fare un saltino, giusto per fare un controllo veloce. Quindi adesso vediamo cosa vuole fare lei. Però cavolo raga, ci sto divertendo tantissimo, mi dispiace tanto che si sia fatta male, però a volte il mare è imprevedibile, ha iniziato a muoversi, c'erano delle onde gigantesche, quindi povera. Poverina. Lei è là, afflitta. Ultima cena a Napoli. Com'è andata? Benissimo. Io sono felice. Io amo Napoli e amo voi. Com'è andata? Ho la febbre, mi sono ustionata. Mi sono divertita molto, infatti sono pronta per Palma. Vieni con noi a Palma. Con le mie amiche a cui voglio bene. Ragazze, non so come. Perché ha la febbre? Molto bene. Troppo sole. Troppo sole. Ma le odio un pochino solamente perché mi rompono il capo. Ma li voglio bene. Ok, adesso tutto torna. Però gli voglio molto bene. Ormai siamo esperte di metro, cioè i taxi non li prendiamo più perché la prima volta ci hanno truffato malissimo. Ci hanno fatto fare 5 minuti e abbiamo pagato 35 euro. Noi ovviamente più festa di loro che ci caschiamo e ci cadiamo. Più che altro la cosa è che i tassisti qui a Napoli non usano, almeno la maggior parte, quelli che abbiamo incontrato noi, non usano il tassometro. E quindi i prezzi li decidono loro, cioè ti fanno annullare la corsa sul telefono, ti dicono no, costa così. Noi che facciamo, va bene, nel senso che comunque poi dopo cioè, magari non ci riusciamo a scendere, che ne so. Quindi attenti, andate a piedi, camminate che fa bene, oppure in bicicletta.